Ciao a tutti belli e brutti da vostro Cristian Ares, bentornati in un nuovo video dedicato al ritiro dei premi dello Squad Battle. Allora, questa volta ho lasciato perdere qualche partita per cercare di dare più spazio al FUT Champions, ma FUT Champions Gaming sono arrivato a 8 vittorie e poi mi sono rotto, 17 partite le ho lasciate lì, non credo che lo rifarò più perché è un po' troppo pesante per me, non ci sto con la testa, troppo, cioè veramente fa veramente perdere la pazienza, soprattutto sotto certi aspetti, quando ti trovi un portiere che ho pagato 150.000 crediti come De Gea, che prende gol, stile mani di burro. E poi ti ritrovi contro uno che c'ha Butland o Begovic o addirittura uno che si chiama Ktivanovic, mai sentito nominare, che ti pare il mondo intero. 20 tiri in porta, neanche un gol sono riuscito a fare, ho perso 3-0 quando io avevo De Gea in porta. E 3 gol di merda, cioè uno buono e due facevo veramente cagare, no? Quindi niente, soffermato 8. Proverò a fare il torneo per vedere se riesco a qualificarmi, se non mi qualifico mi metterò a piangere di notte. Amen, pazienza. Darò più spazio allo squad battle che mi dà più soddisfazioni. Poi giocare online, ti ritrovi gente che poi ti scrive, ha pure il coraggio di scriverti. Onestamente io non c'ho voglia di sclerare per un gioco. Soprattutto che io lo uso gioco per divertirmi, poi se gli altri lo fanno per rompere le palle alla gente, che cambiassero modo di fare, perché non è modo, cioè si sta dando troppa importanza a un videogioco, cioè è un videogioco, devi giocare, punto e basta, senza dover rompere le palle agli altri. Io la vedo così, poi se la vedete in modo diverso ci mancherebbe. Il mondo è bello perché è avariato, dico. Dice qualcuno e come dico io. Quindi nulla, bando alle ciance, dopo questa premessa che probabilmente non interesserà a nessuno, direi di andare a ritirare. Ero quasi arrivato a fuori classe 2, poi ero veramente troppo nervoso per giocare. Quindi niente, direi di andare a vedere, dovrei essere fuori classe 3 però di sicuro perché ero veramente vicinissimo infatti fuori classe 3. Andiamo a vedere i nostri bei premi, 20.800 crediti, un pacchetto oro premium maxi, un pacchetto oro premium e un pacchetto oro rari. Quindi andiamo a vedere un po'. E la Peppa cos'è? Rosa speciale di Zoo. Interessante, bella l'immagine che hanno usato, mi piace, bella. E vabbè, bando le ciance, andiamo a aprirci i nostri bei pacchettoni sperando di trovare qualcosa di interessante. Allora, direi di partire dal pacchetto Oro Premium Maxi, vediamo un po' cosa c'è. Vediamo se sbrilluccica. No, è proprio anche sottile, quindi sarà un 70, un 75, 76. Ah, però Usti, Sanchez, nutro una certa simpatia per il Tottenham, quindi Sanchez, volevo farmi una squadra appunto del Tottenham, con Son e compagnia bella. Ho già delle ali, cioè, ce n'ho già abbastanza. Oh, ah no, non è del Tottenham questo, Bonny non è del Tottenham. Però Sanchez non è male, mi piace come difensore, nel FIFA 17 era abbastanza buggato. Quindi questo ce lo teniamo. Questo lo vendiamo perché mi interessa. Questo gioca in Borussia, in Bundesliga. Colombia, Germania, Francia non è quella che serve a me. Cioè, se c'è una squadra francese dove vengono venduti bene i giocatori, però non mi ricordo mai qual è. Mi pare Lille, però non vorrei dirvi una bagianata. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro di interessante. Questo no, non lo si vende a tanto. Calcio B non si vendono, li scarterò. Questa qua, bella gnocca, però non si vende a granché. Quindi quelli lì ce li mandiamo alla lista trasferimenti.
andiamoci a vendere questi qua, ce li scartiamo simpaticamente e andiamo tutto qua. Intanto volevo segnalare che ho provato proprio nel Foot Champions, nel Foot Week, Batshuayi Want Watch. Poi ho sentito che aveva fatto una doppietta, l'ho rimesso in vendita, ci ho fatto un casino di crediti perché l'avevo pagato 80.000 e poi l'ho rivenduto praticamente la sera dopo che mi ero rotto gli zebedei di giocare. L'ho rivenduto a 119.000 crediti, ci ho fatto proprio un bel guadagno netto. Volendo potevo metterci qualcosa di più, però metti caso che non esce, poi me lo ricompro venerdì a prezzo modico. Quindi spero che non esca la carta dell'If, a meno, vabbè, sempre se non ce l'avete voi. Quindi, perché è veramente molto forte, soltanto che però insieme a Van Basten non va tanto bene, perché sono entrambi, cioè lenti, hanno movimenti simili, quindi però ho trovato, cioè avevo un attaccante che si chiama Weber, mi pare, che è straveloce, quindi va benissimo lui, quindi. E anche Vidal è una bestia, centrocampo è una bestia assurda, è impressionante. Poi farò, se siete interessati magari di consigli, volete consigli, un video dedicato ai consigli sui giocatori da prendere, quelli che utilizzo io ovviamente, per il modulo che utilizzo io, fatemelo sapere, scrivete sotto nei commenti e ve lo faccio. Allora, direi di partire col secondo pacchetto. In genere questi video durano poco, quindi mi permetto di parlare un pochino, ancora nessun spiluccicamento, diciamo. Vediamo se è un altro del Tottenham. Germania, Vogue, quasi quasi faccio anche la formazione della Bundesliga, ma no, anche no, ne tengo due di formazioni, bastano, avanzano. Tagliafico, uno che gioca in Russia, quindi sì, bella lì, così almeno mi porta avanti anche per la formazione. Questo qua quasi quasi lo vendo, tanto il Foot Champions, Foot Week, non credo di riuscire a farlo. Questo lo si vende abbastanza bene, per abbastanza bene intendo tra i 1.000 e i 2.000 crediti, quindi vedete voi, se vi serve tenetelo, se no mettetelo in vendita quella cifra, se non di più, ma poi magari lo vediamo insieme quanto potrebbe costare, anzi facciamo così. Questo ce li mandiamo alla lista trasferimenti, questo qua invece ce lo guardiamo insieme, metti, confronta, ah no, costa meno, ah è quello viceversa, quindi quello COCCC che vale tanto, questo vale poco più o meno, vabbè visto che ci sono, mettiamo una 9,50 e vediamo se riusciamo a venderlo subito. Questi qua ce li scartiamo perché non ci servono una cippa. Che non va? Ah, ecco perché non correvano. Non va il tasto. Ho scoperto perché i miei giocatori non correvano durante Foot Champions. Tacci sua. Non funziona il tasto. Che poi è quello dello speed. Ma prima non è andato. Non l'ho scattato prima quelli. Sì, ma prima funzionava. Non va più. Vabbè, riscarto facendo così, scatta, via. Scusate, ma sono i belli, bello della diretta, che poi diretta non è. 240 creditucci, attenzione. Sta maglietta quasi quasi, vediamo un po', commetti, confronta. Ma no, magari. Scatta. E quindi niente, vabbè, magari prima o poi, è strano perché neanche... Ah, questo sbrilluccica però, attenzione, mentre litigavo con il pad francese, CDC, Spagna, un zozzo che più zozzo non ce n'è, che poi nelle FIFA 18 era strapagato, non so se... no, FIFA 17, scusate, FIFA 18 non lo so,
uno con 88 di fisico, schifo non fa, però c'ha 57 di velocità, quindi nella mia squadra non lo vedo benissimo. Quest, vediamo se ci sono giocatori che giocano in Russia. Ce n'è uno, perfetto. E giocatori greci che giocano in Grecia, metteteli in vendita, attenzione, controllate bene perché c'è la sfida. Quindi occhio, qui lo dico, qui lo nego. Quindi questi qui ce li mettiamo tutti, non mi servono assolutamente una cippa. Questo si vende abbastanza bene, forse c'è una sfida. Questo si vende. Questo non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Questo è inglese, teoricamente si potrebbe vendere anche abbastanza bene. Allora, quindi questi qua ce li inviamo tutti alla lista trasferimenti e questo ce lo mandiamo al club. Nulla, allora, praticamente direi che qui è finito. Vediamo un po' se... Allora, tasto questo qui funziona. E l'altro che non va. Svelato l'arcano. E nulla, ragazzi, dopo che abbiamo scoperto che non correvano i miei giocatori perché c'era il tasto che non funziona, questo simpatico... Adesso va. Va a tratti. Quindi ieri ho smadonato per niente. Quindi nulla, ragazzi, dopo questa notizia bomba, direi di salutarci, quindi è giunto qui, siamo giunti al termine di questo clamoroso video. Se siete iscritti al canale, iscrivetevi, che la cosa mi fa piacere. Se non siete iscritti al canale, ma volete che vi serve un'iscrizione in più, scrivete giù nel commento scritto ricambio, iscritto ricambi, che ricambio molto volentieri. Non chiedetemi però di guardare i video perché seguo soltanto Sodin, Ron e adesso ultimamente anche Fabio, vabbè, uno che giusto ieri ho guardato la sua live su Twitch, prima su YouTube, poi su Twitch. 40 vittorie su 40 partite, è un grande. Quindi ancora complimentoni, tanto non guarderà mai il mio video, quindi non corre il rischio di essere denunciato o pestato a sangue da quella persona. Anche perché comunque non è lo stimo. Uno che fa 40 vittorie su 40 partite non può aver altro che la mia stima. Quindi, soprattutto su FIFA, perché veramente mi domando come faccio. Vabbè che c'è una bella squadra, però comunque, vabbè, nulla di che. Quindi nulla, con la faccia arrabbiata di Wakaso che dice allora vuoi tagliare, taglia, con veramente una faccia veramente molto incazzata. Cioè non voleva farla la foto per... Ci vieni qua a farla, no, non voglio. Vabbè, loro gli hanno fatto lo stesso. Quindi nulla, ragazzi, un saluto a tutti belle brutte del vostro Cristian Ares e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!